La partita si è messa subito in salita, abbiamo concesso il primo gol e come sempre dopo pochi minuti abbiamo preso il secondo. Il secondo tempo la reazione dei ragazzi, ci hanno messo tutte le loro forze, si poteva riaprire, peccato perché era una partita che avevamo preparata bene, però siamo entrati in campo un po' sottotono e il secondo tempo devo fare i complimenti. Non basta perché le partite durano 90 minuti. Hai provato anche a cambiare qualcosa, alla fine hai messo tutti gli attaccanti che avevi a disposizione, peccato per Čikarević, tra l'altro ti chiedo come sta Čikarević perché è uscito anzitempo. È rientrato bene in partita, si è girata la caviglia, quindi da valutare. Dispiace per il ragazzo che quando è entrato stava facendo bene. E martedì lo valuteremo. Non dobbiamo mollare, anche nelle difficoltà bisogna crederci fino in fondo. L'unica medicina che conosco è il lavoro, cercando di non commettere gli stessi errori, perché abbiamo regalato due palle ai primi 10 minuti, una ci è costato il gol e l'altra ci è andata bene. E con queste squadre così forti, attrezzate, paghiamo caro. C'è da lavorare concentrati, come ho detto anche ai ragazzi, le partite non si preparano la domenica ma durante la settimana. Abbiamo il rammarico di aver fatto un primo tempo un po' sottotono, il secondo tempo invece secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto, poi se riusciamo a fare gol con un episodio, secondo me la partita cambia e chissà, magari la pareggiamo anche. Ma sì, il nostro rammarico più grande oggi è, come hai detto te, non aver fatto gol subito il secondo tempo. Secondo me il secondo tempo ne avevamo di più, l'abbiamo dimostrato, ripeto, e rimane il rammarico per i primi 15 minuti della partita. Dobbiamo compattarci ancora di più, dobbiamo dare tutti qualcosina in più e provare a rientrare dentro i playoff, che a questo punto è l'obiettivo minimo.